Il campionato italiano WRC si proietta verso le Pale Dolomitiche per animare il rally San Martino di Castrozza e Primiero. La classica gara della Valle Trentina, giunta alla sua 37esima edizione, rappresenta la quinta prova della serie tricolore che ha già regalato grande spettacolo nelle quattro gare iniziali. L'edizione 2017 del rally promette emozioni e alcune novità per mettere alla prova i 105 equipaggi presenti al via, 84 per il rally moderno e 21 per lo storico, tra i quali ben 12 in gara con una World Rally Car, oltre a 9 alla guida di una vettura R5. Una particolare accoglienza è riservata all'arrivo del nuovo campione in carica Stefano Albertini, che nonostante abbia già vinto il tricolore 2017 con due gare d'anticipo, grazie alla straordinaria prestazione del rally delle Friuli Venezia Giulia, ha confermato la sua presenza a San Martino al fianco di Danilo Fappani sulla Ford Fiesta WRC. Atteso nella Valle del Primiero anche il lariano Corrado Fontana con Nicola Arena su Hyundai i20 WRC, che proverà a centrare la prima vittoria nel campionato dopo una stagione votata sempre all'inseguimento di Albertini. Occhi puntati anche sui veneti campioni uscenti Marco Signore e Patrick Bernardi alla guida della Ford Fiesta WRC, che vorranno bissare il successo dell'edizione 2016 che li portò ad un passo dalla conquista del titolo. Sì, diciamo che il campionato l'abbiamo vinto, però sicuramente ci teniamo a fare bene qua a San Martino. È una gara come le altre, la prendiamo con lo stesso spirito con cui abbiamo preso tutte le altre, quindi massimo impegno e con la voglia di provare a fare un bel risultato. Sì, noi qua abbiamo corso un anno solo, 2012, e abbiamo qualche ricordo di quella gara. A me le prove piacciono molto. Infatti nelle ricognizioni abbiamo rivisto un po' tutto quello che abbiamo già apprezzato 5 anni fa. Cercherò comunque come ogni gara di fare sempre il massimo. E qui sicuramente complicherà le cose, sarà il tempo, che domani infatti mettono pioggia, quindi sarà una scelta difficile, soprattutto la scelta delle gomme. Chiamato alla conferma anche il milanese Simone Miele su Citroën DS3 WRC, che ritrova Roberto Mometti come navigatore per ribadire l'ottima prova della passata edizione, conclusa con un sorprendente terzo posto assoluto. Voglia di riscatto anche per l'altro driver lariano Paolo Porro, affiancato da Paolo Carniellutti sulla Ford Fiesta WRC, autore lo scorso anno di un'uscita di strada durante la speciale Sagron Miss, che ne compromise l'intera gara. Attenzione rivolta anche verso il giovane molisano Giuseppe Testa, ancora in crescita al volante anche lui di una Fiesta WRC come all'esperto bresciano Pedro, stavolta su una Hyundai i20 R5 con alla destra Luca Beltrame. Nel folto gruppo delle vetture regine del rally anche il vicentino Manuel Sossella, che torna in gara nel rally di San Martino affiancato da Gabriele Falzone su Ford Fiesta WRC. Ma sì, a San Martino è sempre bello tornare, è la terza volta, l'anno scorso era andata molto bene, avevamo fatto podio, quest'anno penso che sarà una lotta più serrata perché ci sono come al solito quest'anno nel campionato CIRVRC tanti concorrenti. È una gara molto bella, è sempre molto insidiosa per via del tempo perché qua è sempre un po' ballerino. Quindi bisogna un attimo stare attenti e cercare di non sbagliare la scelta delle gomme, domani sarà essenziale. Parto leggermente svantaggiato, un po' come tutte le gare, per la conoscenza della macchina e sia per la conoscenza delle strade. Però io e Massimo abbiamo fatto un bel lavoro con le note, vediamo, noi facciamo la nostra gara e proviamo a fare bene. Oggi abbiamo fatto lo shakedown, direi che siamo andati bene, abbiamo avuto delle ottime sensazioni, la macchina mi sembra pressoché perfetta, quindi cercheremo di far bene subito fin da stasera e poi domani di attaccare e vedere se riusciamo a infilarci in mezzo ai nostri avversari in termini di classifica. Ma sono anche molti altri i protagonisti attesi in gara alla guida di una WRC come Luciano Cobbe su Ford Focus WRC e il velocissimo Eddie Scissere su Citroën DS3 WRC, che non nasconde ambizioni da podio, oltre all'attesissimo driver di casa Pier Leonardo Bancher, Lorenzo Della Casa e Alberto Roveda, tutti al volante di Ford Fiesta WRC. Per quanto riguarda la contesa per il titolo della categoria R5, troviamo al comando ancora il pilota di Schio Efrem Bianco al volante di una Skoda Fabia, inseguito dai rivali Rudy Michelini e Paolo Oriella, anche loro su Fabia R5, oltre a Giuseppe Bergantino su Ford Fiesta R5, come Ettore Catterina su una Fiesta Evo 2.
Grande bagarre anche per la classe Super 2000, dove il toscano Federico Santini, su grande punto Abarth, ha intenzione di consolidare la sua leadership lasciandosi ancora alle spalle Domenico Erbetta e Stefano Liburdi, entrambi al volante di una Peugeot 207. Attesi ai nastri di partenza anche i giovani piloti Francesco Gonzo su Peugeot 208 R2B e il leader di classe A6 Michele Mondin. Problematiche del tempo, io preferirei che domani mattina, ok, piove fino a domani sera all'arrivo, almeno ci togliamo pensiero, dire ok, piove ed è acqua per tutti, se no credo che sia molto difficile, già le prove sono impegnative, però a cominciare che una prova piove, l'altra non piove, è un problema, è molto un'incognita domani. Quello che sicuramente la farà da padrona è il meteo, quindi sarà sicuramente anche indovinare la scelta giusta di gomme, visto che domani sembra che nel pomeriggio arrivi l'acqua. Tutta da seguire l'esperienza trentina per la Suzuki Rally Cup giunta al penultimo round in attesa della sfida conclusiva di ottobre nel Rally di Como, prossimo appuntamento obbligatorio per i concorrenti della serie nipponica. Al comando della classifica provvisoria si distingue il giovane pilota piacentino Giorgio Cogni, distante pochi punti dal rivale parmense Simone Rivia. Alle loro spalle sono molti ad inseguire la vetta tra le Swift R1B, a partire dall'aostano campione in carica Corrado Peloso e il rientrante Roberto Pellè, oltre ad Andrea Pollarolo, Nicolas Parolaro e piloti di esperienza come Lorenzo Coppe e Paolo Strabello. Non bisogna, diciamo, tenere bassa la guardia, andranno tutti forti, noi proviamo a fare del nostro meglio. Gara molto difficile, speriamo che la sfortuna ci abbia abbandonato, visto che Udine veramente è stata una gara da dimenticare. E cerchiamo di prendere punti importanti su questa e vediamo come va. L'evento di San Martino e Primiero prende quindi il via con la attesa prova cittadina svolta nel centro della bellissima località turistica trentina. Gli 83 equipaggi verificati del rally moderno, in coda alle vetture storiche, hanno regalato uno straordinario spettacolo al numeroso pubblico presente lungo i quasi 3 chilometri del suo sviluppo. Una prova del tutto inedita, che ha percorso quasi tutte le stradine del centro del paese, che ha visto alla fine primeggiare Marco Signore e Patrick Bernardi su Ford Fiesta VRC. Alle spalle dell'equipaggio veneto hanno chiuso a soli 3 decimi Stefano Albertini e Danilo Fappani, anche loro su Fiesta VRC. Terzo posto per Simone Miele e Roberto Mometti su Citroen DS3 VRC, a 2 secondi e 2 decimi. Tra le piccole Suzuki Swift R1B iscritte alle monomarca nipponico, ottimo avvio per Simone Rivia davanti a Roberto Pellè e Andrea Pollarolo. L'alba della seconda giornata di prove regala subito un importante colpo di scena che taglia fuori dalla gara 2 protagonisti al volante di una VRC. A pagare il conto con la sfortuna sono il driver l'ariano Corrado Fontana e Nicola Arena, costretti al ritiro durante il trasferimento per problemi di raffreddamento al motore della loro Hyundai i20 VRC. Noie meccaniche anche per l'italo-svizzero Lorenzo Della Casa, affiancato da Domenico Pozzi sulla Ford Fiesta VRC, costretto anche lui ad abbandonare in anticipo la competizione. Ah sì, abbiamo fatto pochi metri fuori dal parco assistenza, si è rotta la pompa dell'acqua, quindi temperatura alle stelle, non si può fare niente. Mattinata che invece sorride a Stefano Albertini e Danilo Fappani, che chiudono la prima prova di giornata con soli 2 secondi e 3 decimi di vantaggio davanti a Marco Signore e Patrick Bernardi. Una lotta serrata tra le due Ford Fiesta VRC del driver bresciano e del veneto, che prospetta l'andamento dell'intera gara, con le coppie di campioni staccate dagli altri equipaggi che accendono il duello per il comando del rally. Infatti il terzo crono in questa prova è a 10 secondi da Albertini, con Emanuele Sossella e Gabriele Falzone su un'altra Fiesta VRC. Dietro di loro quarto piazzamento per Testa ed Eddie Scessere con la Citroen DS3 VRC. Solo sesto invece Simone Miele, che inizia a pagare l'azzardata scelta delle gomme che ne condizionerà l'intera mattinata, mentre tra le vetture R5 Rudy Michelini prova l'attacco al diretto avversario Efren Bianco. La prima sessione di prove del sabato prosegue nell'alternanza tra Marco Signore e Stefano Albertini, che si aggiudicano 2 prove a testa. Sulla PS3 Valmalene, infatti, la prova più lunga del rally trentino è il driver veneto ad avere la meglio con 1,8 di vantaggio sul neocampione bresciano. Con il terzo crono si conferma Manuel Sossella con 17,2, mentre a ridosso dei primi in questa prova recuperano terreno gli esperti Cessere e Porro.
A ridosso dell'intervallo di giornata, la PS4 conferma Stefano Albertini a comando del rally. Il bresciano stabilisce il miglior tempo al primo passaggio sulla Gobbera, portando a poco più di 3 secondi il vantaggio dal rivale Signore. Alle loro spalle, ottimo tempo nella quarta prova speciale per Emanuele Zecchin su Peugeot 208 T16, che precede Paolo Porro, il molisano Testa e il vicentino Sossella, che inizia così ad insediarsi alla terza piazza del podio rispetto alla classifica generale. La ripresa pomeridiana riavviva la gara con il secondo passaggio sulla prova del Mangen 22,01 km, dove la coppia Albertini-Fappani si concede il bis, conquistando nuovamente la prova, riuscendo anche ad abbassare il suo stesso tempo di 8 secondi. A ridosso del campione bresciano si piazza proprio l'agguerrito Sossella, a 7,6, con Signor che resta alle spalle delle altre due Fiesta WRC con un distacco di 10,1. Ma il rally di San Martino ha ancora da spendere un colpo di scena. Ad appena una speciale dal termine, infatti, Stefano Albertini e Danilo Fappani si fermano durante la sesta prova dopo una leggera toccata per la Ford Fiesta WRC, senza conseguenze per l'equipaggio, che ne compromette comunque il seguito della gara. Ad approfittarne per primo è Sossella, che riesce a strappare il miglior crono al secondo passaggio sulla Valmalene davanti a Scessere e Porro. Quarto tempo per il giovane Testa e quinto per Signore, che resta comunque al comando della classifica assoluta con 12 secondi di vantaggio su Sossella in vista dell'ultima cronometro. E il finale della gara regala l'ennesimo brivido quando durante la prova conclusiva Manuel Sossella viene rallentato da una foratura che lo esclude dalla volata per la prima posizione, cedendo il passo a Marco Signore. Il pilota veneto non si lascia sfuggire l'occasione e rimane saldamente in controllo della gara, centrando così la prima vittoria stagionale nel campionato italiano WRC 2017, la quarta consecutiva nel Rally di San Martino. C'è soddisfazione anche per Eddie Scessere, che conquista il secondo posto davanti all'ariano Paolo Porro, che riesce ad aggiudicarsi l'ultimo gradino del podio, candidandosi nuovamente per la lotta al terzo posto in chiave di campionato. Alle loro spalle buona prova del giovane Giuseppe Testa, che chiude quarto davanti a Simone Miele, sesto posto assoluto per Efrem Bianco, che conquista di conseguenza anche la vittoria della classe R5 con una gara di anticipo davanti a Rudy Michelini, settimo assoluto nella gara trentina. Sorprese anche per quanto riguarda la Suzuki Rally Cup, dove a centrare il primo posto del San Martino è il pilota locale Roberto Pellè, davanti a Corrado Peloso e Giorgio Cogni. Un po' con l'errore di Corrado, un po' che abbiamo indovinato la strategia delle gomme e ce l'abbiamo fatta, insomma. Quindi direi un ben primo posto dopo la sfortuna del Marca e purtroppo la mia non presenza alla Alpi Orientali per questione di lavoro, perché non sono riuscito ad andare per quello, insomma. Adesso vediamo come, se si sono rimescolate le carte con il ritiro di Rivia e con Peloso, che non so se arriva o meno adesso sul trasferimento, vediamo un attimo, perché può cambiare tutto in un colpo. È stata un po' una gara molto faticosa, anche credo per Michelini e anche per gli altri, perché un colpo indovinavamo le gomme noi, un colpo ne indovinava lui. Però ci siamo difesi, non ci siamo mai persi di morale, abbiamo sempre creduto di non perdere la gara oppure di riuscire a difenderci in qualche modo, e ci siamo riusciti. No, dall'inizio mi aspettavo di fare meglio, per cui dopo le cose si erano messe male, perché non eravamo veloci come volevamo, le condizioni poi erano molto difficili perché c'era bagnato, asciutto, e bisogna conoscere ancora meglio la vettura, cosa che a noi manca. Continuiamo a fare test in gara, siamo sulla strada abbastanza giusta, secondo giro meglio, siamo riusciti a fare dei discreti tempi, comunque il materiale a disposizione dei nostri avversari era diverso, quindi non è facile anche comparare questi tempi che sono venuti fuori. Sono contento, anzi forse tante volte pretendo troppo da me stesso, correndo troppo poco. È fatica, forse proprio il fatto è che non vorrei essere subito veloce, so che ci riesco, ma magari tante volte avrei bisogno di fare un po' più strada, ecco. Il primo giro bene, abbastanza bene, il secondo poi sono partito con un assetto un po' troppo morbido e la strada era asciutta, e poi invece la seconda prova del secondo giro ho visto Stefano che ha fatto una toccata, e quindi poi lì ho cercato di giostrare un pochettino il vantaggio su quello sul secondo.